Un affascinante viaggio nel tempo attraverso il gioco, la storia e l'arte alla scoperta della carrettella. Un antico gioco di cortile, da secoli presente nella tradizione culturale, che stimola l'inventiva, la curiosità, la manualità, l'ingegno. Veicoli semplici ma efficaci per chi non aveva con che cosa giocare. Il Comitato Sant'Antuono torna in strada offrendo la possibilità di far rivivere quel gioco recuperando e valorizzando una tradizione passata. Un palio, una gara, che prevede la costruzione della carrettella e che vede ogni anno la partecipazione di tanti concorrenti. Idee originali, frutto di un appassionante incontro generazionale. Al via la settima edizione del palio della carrettella. Sì, è il settimo anno che ci impegniamo in questo evento, particolarmente sentito dagli abbatesi, soprattutto dalle nuove generazioni. L'idea nasce dal voler riprendere la tradizione di un gioco di cortile tipico delle nostre zone, e dandogli però un aspetto moderno, creando un momento di sinergia generazionale tra le generazioni più giovani, quelle dei papà, quelli dei nonni, in modo da partire da quella che era la tradizione del gioco vero e poi avere la possibilità, dare la possibilità di farlo evolvere con tutta una serie di caratteristiche nuove da porre insomma alla carrettella. Una gara vincente, un regolamento e soprattutto tantissime iscrizioni. Le tantissime iscrizioni ce le aspettiamo, così come sono arrivate anche nelle sei edizioni precedenti, e ci auguriamo che anche quest'anno insomma siano tantissime. I premi prevedono sei categorie, e quelle classiche che ci sono state ogni anno, quindi velocità senior, velocità junior, il premio bellezza, che è quello diciamo che attira tantissimo perché è quello che vede maggiormente impegnate i partecipanti, e poi c'è il premio quota rosa per incentivare la partecipazione anche delle donne e delle ragazze, delle bambine, ed infine quello che abbiamo ritenuto essere un premio d'obbligo per ricordare la tradizione, che è quello proprio del premio legato alla carrettella più vicina a quella tradizionale. Be happy. Come ci si può iscrivere? Allora, di solito ci sono due modalità principali per iscriversi. O ci si iscrive prima dell'evento, che quest'anno è il 29 maggio, attraverso soprattutto la pagina Facebook, quindi potete mandarci i vostri riferimenti in privato. E vi ricordo, la pagina Facebook è Comitato Sant'Antuono, è quella del comitato, o anche c'è l'evento, quindi Palio della Carrettella 2016. Oppure potete venire direttamente quel giorno dalle 8 alle 9 di mattina e vi iscrivete direttamente compilando un modulo. Le iscrizioni sono divise a seconda della categoria e c'è un gazebo appunto adibito alle iscrizioni, dove troverete due o tre persone che vi accoglieranno e vi indirizzeranno. Ed ecco finalmente la carrettella. Come viene costruita? Allora, sicuramente è un procedimento molto semplice, ma che allo stesso tempo può diventare anche complesso a seconda di quanto si vuole variare a livello estetico la carrettella. Prendiamo come riferimento questo modello tradizionale, che è anche molto semplice e richiede sicuramente poco tempo per essere costruito. Allora, c'è bisogno innanzitutto di un pianale di legno e delle aste che poi vanno a sorreggere queste rotelle. Le rotelle sono dei cuscinetti a sfera che si possono trovare tranquillamente presso meccanici o insomma noi le prendiamo presso le industrie conserviere, perché ne hanno sempre a bizzeffe. Queste rotelle sono sorrette da quest'asse, quello posteriore è fisso, possiamo vedere, mentre questo qui viene fissato semplicemente con questo perno centrale, che rende possibile insomma il movimento, perché quest'asse insomma fa anche da sterzo. E insomma ci si siede sopra, ecco. Questa catena serve per dare la sterzata a destra e a sinistra per poter girare. Cosa fondamentale, che è un elemento tradizionale ma che è anche un elemento fondamentale per il nostro regolamento, è la presenza di questo freno manuale.
andiamo alla scoperta del freno. Che sarebbe questo qui? Che non è altro che in questo caso una mazza di legno alla quale viene affisso un pezzo di gomma che viene tirata e per meccanica, insomma, la carrettella tende a frenare piano piano. Io sono pronta per il palio, e tu? Certamente. Andiamo. Vi aspettiamo in tanti al palio della carrettella 2016 qui a Sant'Antonio Abate. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double. But don't worry,